Ed eccoci tornati su Super Mario Bros. Wonder. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto Bowser Jr. all'interno del primissimo castello e abbiamo visto grosso modo come funziona questo gioco, ovvero ottenendo dei semi supremi, ovvero dei semi meraviglia molto molto grandi, le nuvole intorno a Bowser vengono eliminate poco per volta. Dato che in totale sono quanto il numero dei mondi, sappiamo già cosa fare. Abbiamo effettivamente l'arcipelago dei fiori da fare oggi, che è esattamente questo qua, la hub centrale del gioco. Ma prima voglio provare a fare una cosetta. A parte che vi faccio immediatamente la domanda del giorno, e stavolta è una domanda del giorno un po' più, diciamo, articolata per, insomma, cambiare. Cosa ti aspetti dal prossimo gioco di Mario? E per prossimo gioco di Mario non intendo Mario RPG, ma intendo prossimo gioco del filone o 3D o 2D. Fammi sapere. A me piacerebbe vedere un Mario Odyssey 2. Sarebbe incredibile, ma difficilmente lo vedremo. Allora, quello che voglio fare io adesso è, dato che ho 630 monete, è comprare sagome a manetta, perché servono per il 100%. Dato che appunto ne ho così tante, continuiamo a comprare a go-go. Voglio vedere se tipo ne posso comprare effettivamente più di 60, visto che avevo più di 600 punti fiore, o se a un certo punto si interrompono. Perché o escono per esempio doppie. Io questo non lo posso sapere. Però col fatto che abbiamo farmato di brutto, direi che si può fare. Tra l'altro, fra tutti i mondi che abbiamo fatto fino ad adesso, c'è appunto il mondo speciale, che sarà particolarmente difficile da completare, ma lo faremo alla fine. Ovviamente farò tutte le cose grosso modo in ordine, in modo tale da avere, come nei vecchi gameplay di Mario, la possibilità poi, dopo il boss finale, di fare il mondo segreto e quindi ottenere il true ending alla Super Mario. In questo gioco il true ending non so se effettivamente esista, se c'è una cutscene extra, eccetera. Ma una cosa è sicura, il mondo speciale ci darà qualche risposta e quindi dobbiamo farcelo per forza. Però dato che comunque questo serve per il 100%, io me lo farei. Ma ogni tanto c'è questo suono extra, penso che siano più rare tipo quelle che sto beccando. Tanto siamo a 40 su... Yoshi giallo su una nuvola. Sì, secondo me alcune sono più rare, perché fa un effetto e un suono diverso. Su alcune non fa nemmeno suono. Quindi posso ottenerne... Ah, posso ottenerne di già avute. Quindi sto sprecando soldi in questo momento. No, questa è nuova. Ma non ha senso. Cioè, io sto sprecando un botto di soldi. Peach bolla. Quindi a volte te le dà nuove, mentre altre volte non te le dà proprio. Questa è più rara. Questa è più rara, ha fatto l'effetto grosso. No, ok, il gioco ha deciso di iniziare a darmene... Dovevo stare zittissimo. Dovevo stare zitto. Siamo a 50 su 144. Penso che farmare sarà un grosso problema in sto gioco. Oh, quella è nuova. Tra l'altro è un potere Wonder, mi pare, quello. Non siamo neanche a metà. La metà dovrebbe essere 72. 54. Luigi fuoco bellissimo. Ok. Io... Ecco, salterino, toilet salterino. Vabbè, questo l'abbiamo preso già 18 volte. Yoshi giallo svolazzante. Yoshi azzurro che nuota. Questo già ce l'abbiamo. Questo già ce l'abbiamo. E questo non ce l'avevamo. Ok, siamo a 59 su 60. Non è andata malissimo. Poteva andare oggettivamente molto peggio. Quindi adesso che sappiamo che possono uscire i doppioni, è un casino. Dobbiamo stare attenti. Perché se escono i doppioni, sprecherò un sacco di monete. Eccoci qua all'arcipelago dei fiori. L'arcipelago dei fiori è bellissimo. Musica rilassante, pesci smack in giro. Yoshi blu perché sto giocando online. Ciao, chi sei? Non so pronunciarlo. Ha già finito il gioco quel tizio, mi sa. Casa di Poplin, com'è? Pescatore, ho letto bene? Sì, pescatore. Quel tipaccio Bowser ha spaventato tutti i pesci. Come posso pescare e rilassarmi un po' con lui nei paraggi? Che guaio, dobbiamo aiutarti. Niente paura però. Faremo tutto quello che possiamo per allontanare Bowser. Se ci riusciamo i pesci torneranno. Pensate che funzionerà? Oh, al solo pensiero mi sento rifiorire. Aspettate, posso darvi una cosa per aiutarvi. Un seme meraviglia. Sto giro arancione. L'ho pescato tanto tempo fa. I semi meraviglia sono molto belli e in ogni mondo hanno un colore diverso. Prendi pure. Va bene, fiore. Eccolo qua. In questo caso appunto è arancione. E poi... Ora che ci penso, sembra uscito da Animal Crossing. Ho improvvisamente voglia di giocare Animal Crossing. Ho particolarmente voglia di giocarlo.
Allora, vediamo un po'. Abbiamo sempre allerta con gli sfondaloni. Vabbè, questo è l'online. E la pianta piragna che, vabbè, non posso sbloccare ancora. Quindi farei sfida spilla, spinta delfino 1. Nelle sfide spilla non perdi vite, anche se finisci KO. Don't you worry. Come funziona qua? Aspetta, questo cos'è? È un power up sicuramente fungo. Chiaro. E questo ce l'abbiamo. Praticamente ci sono dei fiori a cui devo prendere le monete, no? Dai che ce la faccio. Aspetta. Vieni qua. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Eccone un altro. Bellissima comunque la spilla delfino, eh. Cioè, guarda che roba. Come nuoto bene. La spilla delfino è il motivo per cui i livelli sott'acqua adesso potrebbero quasi piacermi. Però mi sta facendo malissimo il dito. Questo è l'ultimo, vero? No, l'ho missato! No! No! L'ho missato di brutto. E ma come faccio? Devo rifarlo, sì. Non posso entrare lì. Eh sì, va rifatto. Cos'è questo? Ah, ok. Piattaforme. Grazie, grazie. Mi dà punteggio online. Prima o poi controllerò un attimo cos'era questo punteggio, perché ora come ora non me lo ricordo. E fa tra l'altro stranissimo vedere gente online mentre gioco. Quindi me ne manca una adesso. C'ero quasi però, c'ero veramente quasi. No, ma io non avanzo. No, no. No, io non avanzo finché non ho... non ho anche quella. No, no, non esiste, non esiste. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ok. Ok. Devo prendere quella. Andiamo. Forse conviene partire sempre da su. Ok. Ce l'ho, ce l'ho. Qua si va sotto. Così velocizziamo un attimo i tempi. Ottimo, sì sì, così. Così vado molto più veloce. Effettivamente potevo far così anche prima. Dov'è l'altro? Eccolo. Aspetta, 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 ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Presa! Mamma mia, che fatica. Comunque sì, detto onestamente, i livelli sott'acqua adesso sono anche piacevoli. Mi fa male il braccio. Mi fa molto, molto male il braccio. Bella nuota. Opla! Mua! E anche questa è al 100%. Non ci sono uscite extra nei livelli spilla, no? No, ok. Comunque, fondali già visti. In realtà l'effetto sorpresa è un po' difficile con questo gioco, perché molte cose le hanno mostrate durante i video, oppure le avevo già provate. Quindi sono tipo, ok, spilla del fiume bellissima, però fermi un attimo. Ti faccio usare quella spilla? Sì, indossiamola. Tecnicamente potremmo già avanzare verso la pianta piragna, però per adesso voglio fare sempre allerta con gli sfondaloni. Sì, sempre allerta con gli sfondaloni. Voglio fare questo. Ciao, come stai? Ok, sono questi. Bellissimi. Cioè praticamente se rimango qua, loro salgono. E possono spaccare anche questi blocchi. Ok. Allora qua devo stare attentissimo perché... Ok, non mi aspettavo di dover stare così attento. Perché ovunque potrei entrare da qualche parte. Oh, shoot. Mi stava per prendere. Vieni qua, vieni qua.
Però è bello che... Sì, è bellissimo il fatto che saltino così, è molto più interattivo. Poi con la spilla hanno risolto i livelli sott'acqua, ora sono anche belli. Chiaro, qua si poteva entrare, ma si vedeva lontano un chilometro. E siamo a due. La terza, boh. Ma sto facendo bene, sì? Mi sembra... Ecco, stavo dicendo, mi sembra un po' troppo facile come livello. Perché vi piace? In fondo al mar. L'hanno detto, hanno fatto la reference. Ah sì, il classico fiore di fuoco sott'acqua. Non so come ho fatto a attivarlo, però va benissimo. Va bene. Chi sono io per dire di no? Adesso attiverei anche questo. No, ne ho missato uno. Oddio, non che mi diano un premio, però ne ho missato uno. Unlucky. A sto giro, in sto gioco, ho visto che le monete blu non... Cioè, sono messe lì come soprammobile. Ma qui se li colpisco questi... Ma poi come si chiamano sti cosi? Cioè, se li colpisco tornano indietro? Ok. Momento sfondalone. Oh, un altro checkpoint, bello. Qua c'è qua. Oh, ah. Che succede, mo? È un po' anomala sta roba. Ah, devo prendere queste? Ok. E quindi devo obbligarlo a venire qua. Ok. Mi sembra un po' too much. Aspettiamolo qua. Di poco. Io continuo a prendere monete in giro. Tanto, cioè nel senso, ce la faccio? Ma sì che ce la si fa. Quante ne mancano? Ok, buono. Ma mi sembra abbastanza easy come effetto wonder comunque. Ha spaccato tutto quello che mi serviva? Sì. Mua. Ma io correrei a prenderlo. Easy. Ok, fatto. Faticoso, eh. Madonna, che tumbo lungo. È questa la strada, no? Aspetta, ma abbiamo preso tutto, sì? Sì, ok. Ok. Sfondaloni promossi, comunque. Bellissimi. Danno un sacco di interazione. Qua devo correre perché c'è uno sfondalone. Infatti. È più o meno come gli svammoli quando ti mettono quella sorta di barili di cui non so cosa sia fatto il materiale. Beh, che li puoi rompere. Loro li rompono e quindi non puoi più prendere la bandiera. Stessa cosa, identica. Adesso vediamo se l'ho completato, perché secondo me c'è un'uscita extra. Mi puzza di uscita extra questo qua. E invece no. E invece no. Va bene. Quindi adesso posso fare la pianta, vediamo. Carissima pianta piragna, noi ti salutiamo. Come si chiama sto mondo qua? La grotta costiera dei cormoladri. Cioè, conoscevo gli Attack Condor, ma i cormoladri? Nome esotico. Oh, cos'è? Come ci si fa? Avevi la mia attenzione. Allora, tecnicamente... Ma poi questo è nuovo come nemico, mi sa di sì. Tecnicamente posso... Aspetta. Perché mi sa proprio che va nella direzione che interessa a noi. Solo che in... Cristo santo, è impossibile arrivarci. Ah!
perfetto, vai, easy, easy qua. Certo che ti ho trovato. Perché ho visto il tubetto qua, insomma è un po' ambiguo, qua. Quindi questi sono i cormoladri? Oh, fungo! Un po' tantini qui, Se, se! Quasi. Li avevo presi quasi tutti. Andiamo, andiamo. No, qua non posso spaccare. Perché sono piccolo. Non ho modo per essere grande qua. Non ho modi di essere grande. Aspetta, questo posso? Certo che posso. Madonna. Cercato di morire. Bello, 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 bello. Vabbè, meno interessante di quello che pensavo. Di che sale l'acqua di mare? Di sale. Oh, bello che mi dai questo. Ma mi dai questo senza che io possa tornare indietro. Forse ho missato qualcosa, allora. Ho aiutato il tizio. Mi sento un benefattore. Ma qua c'è qualcosa. Ma qua c'è palesemente qualcosa. Ah, quindi potevo scendere effettivamente. Ah, c'è il tubetto lì. C'è il tubo. Ok, perché? Perché mi ha messo un fiore lì? Dammi risposta, ne ho bisogno. Allora, sì, sono a conoscenza del tubo. Ah, mi mette direttamente il fiore meraviglia qua. Cioè, praticamente adesso sotto l'acqua vado come... Cioè, questa è... Ah, no, è proprio l'acqua che è sopra adesso. Capisco. Capisco. Non c'ha senso. Sì, l'altra moneta è di là. Chiaro, chiaro. Aspetta, ma quindi io posso andare di là di nuovo? Sì, io posso andare. Perché il fiore Wonder ha tolto l'acqua. No, non ci posso andare invece. Perché c'è sempre quel... quella piattaforma lì che mi rende impossibile. Effettivamente non è stata una gran bella mossa andare con questa fretta verso l'alto senza sapere cosa ci fosse. Ola, ola, ola. Beh, la strada è difficile, allora qua c'è il seme. Sì, è qua, ola. Però io vorrei andare di qui. Ah, mi indica con la freccia dove devo andare. Quindi adesso cado perché reinverte tutto. Se li prendi tutti qua c'è un one up easy. Sì, ho fatto la doccia. Esattamente, fiore parlante. Ho proprio fatto la doccia. Ok, quindi devo saltare da qua. Allora, easy questo. Anche qua mi sa che c'è un'uscita segreta. Perché il fiore Wonder ti fa andare... Il fiore meraviglia ti obbliga a un percorso. Belli i cormoladri comunque, mi sono piaciuti. Questo livello è un point. Questo livello mi è piaciuto molto. Peccato appunto per la moneta che ho missato. Che succede?
Che paura ho avuto. Di solito me ne sto bene alla larga dagli uccelli. Ora ho proprio bisogno di una pausa. Mi distrarrò con un po' di shopping. Ho sentito che vendono una spilla a rivela blocchi all'emporio di Poplin più avanti. Potrebbe farci comodo. E ricorda anche che quando vuoi cambiare spilla non devi fare altro che premere il tasto R e scegliere quel che preferisci. Va benissimo. Fino al terzo mondo è una sorta di grande tutorial questo gioco. Quindi insomma, let's go. In questo episodio sto usando Daisy ancora, al posto di aver cambiato personaggio, perché questo regno qua è un regno più di intermezzo che un vero e proprio regno. Quindi ci sta a non cambiarlo per forza ogni singolo episodio. Questi li evitiamo. Ed eccolo qua. Dovrebbe essere qua quindi il... l'ultimo fiore, no? Sicuramente questo mi obbligherà a fare il giro completo. E poi mi darà il fiore. C'è il seme. Sì, vabbè, la moneta. Eccola qua. Il fiore, il seme, la moneta. Li avete tutti. Mancava soltanto la punta della bandiera. Prendiamo il checkpoint. Adesso posso semplicemente evitare tutto quanto. Tra l'altro possiamo vedere se ci sono uscite extra. Ok. Seguire la corrente non fa per te, non ti preoccupare. Te la facciamo seguire per forza. Occhio. Aspetta, facciamo così. Uno, due, tre. No, di poco. Unlucky. Qua bisogna semplicemente col... ah, ecco quali sono. Questi sono... ah, ho capito. Questi sono quelli di prima. Sono quelli che prima abbiamo eliminato scendendo. Chiaro, chiaro. Ok, anche questo l'abbiamo completato. Sai, non c'è uscita extra, eh. Questo non lo so. Questo non lo so. La grotta costiera dei Cormoladri. Finita. A casa. Bello questo screenshot, così mi piace. Esotico. Sì, finito anche questo. Allora, abbiamo detto che c'è un negozietto Poplin qua. Ho un fantastico articolo legato ai blocchi. Vi interessa? Emporio di Poplin, di tutto e di più. Aspetta però. Quanto costa? Ah, vabbè, costa una scemenza. Va bene, va bene, va bene. Io questo? Me ne dai nuove? Sì. Ah, quindi man mano che vado avanti me ne dà di nuove. No, sono stato fortunato. No, eh no, secondo me più vai avanti più c'è possibilità che te ne dia... infatti. Di diverse, di rare. No, ma stiamo iniziando ad avere un po' troppi doppioni, mi sa. Infatti l'ho detto, me ne ha dato una nuovo. Conserviamo per questo seme meraviglia. Perché va comprato. Sì, voglio usare una spilla diversa. Voglio quella... non ce l'ho quella che tipo mi attira le monete, vero? Ottieni monete eliminando i nemici, secondo me... eh no, ma tanto siamo nel mondo acquatico, non mi conviene granché. Tipo, questo cos'è? Scalata al nido degli sparabecchi. Ah sì, me li ricordo questi, li ho visti in svariati video. Sono degli uccelli, gli sparabecchi, che sparano appunto... il becco o il naso, comunque quello che è. E diventa una piattaforma. Vedi, guarda ora. Bam, piattaforma. Molto, molto cake. Oh, finalmente il potere bolla. Finalmente. Bellissimo. Semplicemente meraviglioso. La musica non so perché mi ricorda Pokémon Oro e Argento. Però è remake. Ci starebbe benissimo. No, non posso prenderlo da qua. Perfetto. Che magia che ho fatto. Qua devo stare attentissimo ovunque io vada. Mamma mia, si possono colpire. Eh sì, si possono colpire, sì. Tra l'altro respawnano per forza. No, come on, che sfortuna.
Ho beccato proprio il momento giusto. C'è qualcosa. C'è qualcosa. Opla. Lo sapevo. Lo sapevo. Cos'è, seconda moneta? Sì. Ma questi sono nuovi o sono le lumachine ma senza guscio? No, sono solo le lumachine senza guscio. Nessun premio se le elimini tutte, sono molto triste. Questa era la seconda moneta, no? Checkpoint, godo. E fiore bolla. Ok, questi qua che saltano non mi piacciono. Ok, quindi i fiori li posso beccare anche così. Ok. Si può beccare tutto qua senza particolare difficoltà, sparando questi gusci. Però semplicemente non lo farò. Ok, non la mia migliore prestazione. Allora, con calma. Va benissimo così. Perfetto. È andata bene. No, aspetta, è andata bene un corno. Ridatemi il potere bolla, ne ho bisogno. C'è roba nascosta che devo fare. C'è roba nascosta. Devo farlo adesso. O mai più. Fiore meraviglia, ok. Oddio. No, vabbè, lanciano le bolle. Lanciano le bolle, non lanciano più i cosi che esplodono. Mio Dio, le piattaforme, no. Ma è malato. Quindi devo stare attento perché da qualche parte sbuca quello che ci serve. Così però è carinissimo perché effettivamente sono diventati degli sparabolle. Mi è venuto il dubbio. Sì, li ho presi, ok. Ho preso tutte le monete. L'aria sembra più pulita. Ok, fiore, va bene. Cosa mi rappresenta questa doppia uscita? Questa è quella da dove sono arrivato, no? Ah no, io sono arrivato dalla, arrivato dalla rossa. Quindi di conseguenza ho fatto quella giusta, ok. Grande Peach. E anche questo è andato. Per adesso stanno andando tutti stranamente bene. Comunque se vedete la interfaccia di gioco, tipo questa che c'erano i bordi grigi, cambia di colore in base al mondo in cui siamo. Come tra l'altro il piccolo cerchio su cui zooma sul personaggio il gioco quando entri in un livello. Ok, 5, io ne ho 8, let's go. Godo. Ah, tieni un po'. Monte Puff Puff. Va bene. Però a me servirebbero 100 monete. Così, easy peasy. Ma giusto per prendermi, non so, l'ultimo seme wonder, l'ultimo seme meraviglia. Quindi facciamo, non so, farmo qualche livello al volo. 100 monetine fatte. Andiamo a prenderci l'ultimo seme meraviglia di questa parte di mondo. Eccolo qua. Fatto. Quindi abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere al momento, no? Checkmark, checkmark. Sì. Qua non possiamo fare oggettivamente più nulla perché qua ancora non ce l'ha sbloccato. Ce lo sbloccherà, suppongo, dopo il monte Puff Puff. Quindi direi che per questo episodio ci blocchiamo qua. Vi aspetto nel prossimo perché giustamente andiamo a fare il secondo mondo.